Onofrio, tu non puoi entrare qua dentro, fai brevo. Dai, su, che è una cosa importante, su. Ecco la sua soluzione personalizzata. E posso provare per 30 giorni gratis? Certamente. Effettivamente. Grazie. Visto, Onofrio, sono venuto per l'udito e mi danno tutta la mano. Ma la zampa me la dai solo tu. Gratis controllo dell'udito e prova senza impegno d'acquisto. Chiama l'800-500-700. Dalla mia sinistra, Giuseppe Monello, estrema sinistra ovviamente, che, manca dirlo, è un socio, un volontario, un donatore, ma qui interviene come per l'associazione Pro Talassemici, vale a dire proprio l'utenza, la destinazione del sangue. Poi Francesco Bussetti, segretario provinciale dell'AVIS, poi ancora il dottor Piero Buonomo, ci siamo incontrati tante volte, ho sbagliato il nome, direttore sanitario dell'AVIS ed è consigliere nazionale di questa associazione. E quindi il dottor Paolo Rizzone, che è primario del centro trasfusionale degli ospedali riuniti di Ragusa. L'AVIS della nostra provincia è in una collocazione di assoluto vertice. Ragusa ha 6.321 donatori con 8.167 unità di sangue raccolte Palermo. Nell'86, Palermo ne ha 2.843 con 3.412 unità di sangue raccolte, quindi i numeri non reggono la proporzione rispetto al bacino d'utenza, la popolazione, valore assoluto, cioè, certo. Valore assoluto. Io ricordo che la prima trasfusione mia figlia la fece nel dicembre, mi pare, no, gennaio 76, se non ricordo male, e difficoltà, incontrai subito, immediatamente, delle grosse difficoltà. Ricordo allora che il primo flacone me lo diede il centro trasfusionale di Vittoria, e fra l'altro c'era un mio vecchio compagno di scuola. Lo portai a Ragusa e trasfondemmo la bambina. Naturalmente mi resi immediatamente conto che quella situazione non poteva andare, cercai di darmi da fare. Però posso dire che con l'avvento dell'AVIS dal 78 in poi le cose sono completamente cambiate. E chi si vuole iscrivere all'AVIS prende contatto con l'AVIS, che la invia al nostro centro trasfusionale, dove noi la sottoponiamo, come già dicevamo, a dei controlli che sono molto rigidi sullo stato di salute, perché non danneggiamo assolutamente chi dona il sangue. Dona il sangue chi può, badiamo bene a non danneggiarlo, anche perché l'AVIS con i suoi direttori sanitari ci sta alle calcagna, ma non è questo. La mia presenza qui a Palermo presso l'assessorato all'agricoltura è una presenza che è stata voluta dal Consiglio Comunale di Ragusa, che ha fatto un'apposita delibera, e quindi mi sento investito della responsabilità di rappresentare l'intera città di Ragusa, l'intero Consiglio Comunale. Noi siamo qua in mezzo ai coltivatori diretti della nostra città e della nostra provincia per dare tutto l'appoggio possibile e necessario a questa manifestazione di lotta, che punta ad ottenere dal governo della regione siciliana non solo il riconoscimento formale sul ruolo e la forza che ha l'agricoltura nella nostra città e nella nostra provincia, ma che punta ad avere riconoscimento, non solo il riconoscimento, dicevo, ma l'ottenimento di quelle provvidenze che sono nelle aspettative di tutti. E l'incontro mi pare che è stato opportuno e produttivo. E il seguito dell'incontro del 12 gennaio, allora il governo non era nella pienezza delle sue funzioni, oggi invece abbiamo un assessore che è nella pienezza della sua attività. Uno degli elementi che oggi è stato evidenziato è che le leggi ci sono, l'Assemblea in tempi opportuni ha fatto il proprio dovere, ma non sempre, ecco, queste leggi hanno trovato adeguato impegno a livello di applicazione. Arrivo di oggi è riuscito a mettere a punto questa questione, e quindi io ritengo che, ecco, una parola chiara è stata portata per avere un rapporto più produttivo e più corretto con il mondo del lavoro e con il mondo agricolo siciliano. Le campagne non possono ulteriormente sopportare i ritardi dell'amministrazione regionale, l'incertezza della politica agraria del governo della regione. Speriamo che i 3.000 di oggi non debbano andare a casa
distrutti o senza speranza. Sappiamo noi che la prossima volta non verremo in 3.000 ma in 20.000 a sederci qui e non andare via fino a quando il governo regionale non trova delle risposte concrete per risolvere la crisi dell'agricoltura vittoriese. Dobbiamo dare anche tempo all'assessore di prendere visione dei vari ispettorati che non funzionano, specialmente l'ispettorato di Ragusa, e spero che tutto quello quanto è stato detto all'interno di questa assemblea, che non verrà smentito, l'assessore La Russa, che verrà anche apprezzato di quello che ha detto. In secondo tempo noi come organizzazione professionale stappiamo all'avanguardia per quanto è stato detto della sua bocca e per quanto è dell'impegno che ha preso. In linea di massima l'incontro con l'assessore e quindi col governo della regione sia positivo per quello che è stato assicurato, ma anche per la determinazione che l'onorevole La Russa ha dimostrato. Le organizzazioni professionali, la Confcoltivatori, la Coldiretti, l'Unione Agricoltori hanno presentato una piattaforma precisa su cui non c'è da fare discorsi generici, ma su cui si attende esclusivamente un risultato concreto. Vittoria del Ragusa sul Ravanusa 4-1, e con noi il grande assente dell'incontro, Roberto Noto, che si è infortunato ed è ancora convalescente. All'inizio siamo partiti bene, avendo tante occasioni, poi il gol che abbiamo preso, un po' strano, come tutti gli altri che abbiamo preso in passato, abbiamo sofferto 5-10 minuti, comunque era normale che se ci mettevamo sotto non c'era partita, come in effetti si è verificato. Abbiamo fatto delle cose un po' assurde nel finale, stavamo quasi per fargli un regalo della partita. Comunque in linea di massima dovrebbe essere una di quelle partite un po' in estasi, nella speranza che noi ci giochiamo tutto a Livorno, sempre considerando già per scontata quella di domenica, perché se domenica a Messina noi non vincessimo, insomma, giustamente è inutile parlare di playoff nella maniera più assoluta. Come è noto, ieri sera un violentissimo fulmine si è abbattuto sul castello di Donna Fugata. Con noi il geometra Cintolo, che ci illustra un po' i danni che ha causato questa saetta di Giove Pluvio. E il fulmine ieri sera che si è abbattuto sul castello verso le 18.40 ha provocato notevoli danni al torrione sud. E noi siamo partiti concentratissimi, forse siamo stati, non dico fortunati, ma bravi a far canestro subito e anche dalla distanza, per mettere subito le cose in chiaro, andando avanti di qualche punto. E loro sono stati in passato artefici di rimonte direi quasi incredibili, tipo quella in casa con l'Imola, quando a 8 minuti alla fine stavano 19 punti sotto e hanno vinto la partita segnando a fil di sirena. Noi stiamo seguendo a Palermo questo problema della forestale, della volaterra e della forestale. Dobbiamo seguire anche il problema del mantenimento dell'anzianità di iscrizione dall'83 in poi, e quindi non soltanto per l'87, tutti coloro, ecco, questo bisogna dirlo in giro, è necessario per mantenere l'anzianità inoltrare domanda all'ufficio di regolamento, cioè non lo fanno per l'ufficio, anche se uno ha lavorato presso il comune, cancellano a volte spesso l'anzianità, uno si vede decurtata l'anzianità dal tesserino rosa, quindi bisogna fare domande e 4 mesi della lavoro. Chi ha avuto la sfortuna come me di lavorare più di 4 mesi, mettiamo il caso 5 o 6, se vedete occultato tutta l'anzianità. A questo punto io sono venuto per sapere, per vedere su per cosa fare, per evitare questa situazione. Questo infatti, ho detto all'inizio, è un grave problema da risolvere, perché il punteggio lei viene penalizzato, però c'è intorno a queste cose. Questo è il punto. E sono d'accordo, non una categoria fatta di tante categorie, ma una sola categoria. Io sono disoccupato e posso essere disoccupato maestra che aspetto di andare a insegnare. Questa professionalità che ha acquisito durante il biennio se la vede annullata dal fatto che la qualifica, l'attestato che acquisisce frequentando il corso, non è valida. Ora, tutto questo, se il disoccupato non lo sa, allora, questo è il problema dell'informazione, innanzitutto. Per esempio, il disoccupato deve sapere che nella bolletta finanziaria a Roma c'erano 700 miliardi per aumentare l'indennità del disoccupato.